When I saw your face, I couldn't find the words I meant to say. Stuck inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Oggi, come avrete visto, è super presto perché comincio una nuova avventura. Oggi ricomincerò le lezioni all'università, quindi mi sono svegliata molto presto, anche se ricomincerò nel pomeriggio, perché ho un sacco di cose da fare stamattina e la prima tra queste, dopo aver fatto colazione, è ad allenarmi in palestra. Quindi ora ho preso la borsa, mi metto la giacca e scappo. Allora ragazzi, sono tornata, sono le 11, in realtà ho anche fatto uno spuntino, mi sono mangiata una banana perché stamattina a colazione ho mangiato soltanto uno yogurt e quindi non lo so, stavo bene, però poi dopo ora mi è venuta fame chiaramente. Adesso con questa bellissima faccia che non commentiamo, devo andare un attimo in posta ad informarmi per delle spedizioni, perché sto vendendo delle cose sul mio account Instagram, anzi se non mi seguite questo è il nick, quindi mi devo informare per una spedizione e ne approfitterò per portare fuori anche lui con me, anche se già siamo usciti stamattina alle 8:30 e altre cose e basta, sono super happy per oggi. In realtà non sento molto lo spirito universitario perché, non lo so, di solito ci andavo di mattina a lezione, invece col fatto che cominciamo di pomeriggio, non lo so, è come se non fosse la stessa cosa. Lo zaino, la borsa, insomma, è già pronta per dopo. E adesso faccio questo lavoro un attimo fuori, poi dopo vi racconto meglio cosa farò oggi. Mentre come al mio solito sono in super ritardo, quindi insalata al volo e scappo. Allora ragazze, sono at home, sono arrivata e ora vi racconto bene com'è andata questa giornata, anche se in realtà non c'è molto da dire, poi vi dirò il motivo. Comunque stamattina praticamente ho fatto tutto di frettissima perché ho avuto appunto queste commissioni da fare e sono arrivata lunghissima con il pranzo e tutto quanto, quindi io ho praticamente corso pur di arrivare in tempo e lasciamo stare. Sono arrivata là, avevamo lezione originariamente dalle 2 alle 7 di sera, ma siamo partiti con i botti proprio e quindi il professore di farmacologia, che era la seconda materia della giornata, non c'era. Quindi abbiamo fatto praticamente soltanto una materia, invece che fare 2 ore abbiamo fatto 3 ore, abbiamo recuperato un'oretta in più che non fa mai male, quindi invece che fare fino alle 4 abbiamo fatto fino a 3:30 tipo, insomma abbiamo fatto comunque un pochino di più. E perciò in realtà sono freschissima perché c'è 3 ore, cosa volete che siano? E quindi ora stavo un po' sistemando le cose, insomma, che ho fatto oggi, ricontrollare bene l'organizzazione, quaderni, eccetera, e così ne approfitto per parlarvene un po', anche perché me l'avete chiesto in tantissimi di ricominciare a fare gli study vlog e giuro che appena ricomincio a studiare ricominceranno anche quella tipologia di vlog, insomma. Quindi per ora accontentatevi soltanto di me che vi faccio vedere queste cose. Comunque, lo zaino che ho preso è sempre questo, quello del video su cosa c'è nel mio zaino. È una sacca in realtà. Non so se domani prenderò questa perché forse, non è ancora certo, ma forse domani porterò il PC, cosa che oggi non avevo. Oggi avevo l'iPad perché non sapevo bene se avessimo, insomma, avuto delle slide, infatti non le abbiamo avute, perciò domani non lo so, sono un po' indecisa se portare o meno il PC a lezione, forse ancora per domani non lo porterò. Comunque, oggi abbiamo cominciato, per chi, non lo so, è nel mondo di infermieristica o comunque a chi interessa, non lo so, comunque oggi abbiamo cominciato una delle prime materie di questo primo semestre, l'area medica. Praticamente quest'anno
entriamo proprio nel vivo di quella che è la pratica, no? Quindi area medica, area chirurgica. L'anno scorso abbiamo fatto tutta l'assistenza di base, invece quest'anno andiamo sotto con queste cose che devo ammettere sono molto più interessanti. Anche oggi, ad esempio, abbiamo fatto questa lezione, insomma, sull'apparato respiratorio. Giuro. Cioè, super interessante. Non abbiamo parlato di cellule, ma proprio già parliamo delle patologie, di come affrontarle, segni e sintomi, tutte queste cose. Quindi, in pratica, questa mega materia, che è l'area medica, consta di 6 sottomaterie. Una tra queste è quella che abbiamo fatto oggi, ovvero malattie dell'apparato respiratorio, appunto. Quindi io che cosa ho fatto? Ho preso questo raccoglitore che secondo me non basterà, cioè secondo me dovrò trasferire poi tutti i fogli in uno più grande perché guardate è super piccolo. All'anello è piccolissimo, secondo me non ci sarà tutto di 6 materie. E ho inserito questi divisori. Ho deciso di provare questi divisori qua, che sono delle carpette praticamente, già con già un divisorio, vedete, cioè sono già tutte preformate e sono delle bustine trasparenti dove io dentro ci ho messo questi fogli gialli perché mi erano rimasti in più e ho messo, vedete, il titolo di ogni materia. Quindi questo. Questo, cardiovascolare e la nefrologia e poi oncologia. Sono sicura che se io portassi questa lezione mi si disferebbe 1200 pezzi, quindi ho deciso di usare questo quaderno che a me non piace, proprio lo sapete che io ho dei problemi. Questo lo comprai tipo 2-3 anni fa e non mi piace per nulla, però è un quaderno di monocromo. È costato un sacco, ha dei fogli buonissimi, super spessi. Quindi cosa ho pensato? Ho pensato di portare questo come appunti, anelle, vedete, cioè nel senso hanno i buchi. Quindi io li stacco dal mio quaderno degli appunti e li vado a mettere insomma, nel quaderno qua. Quello che voglio fare. Anche se vi sembrerò una malata e direte tu non stai bene proprio per nulla, lo so, quello che voglio fare è cominciare già a studiare, cioè fin da subito, tipo anche ora che sono le 18:30, sono rimasta indietro di una slide. Praticamente qua, specie di schema che io non facevo in tempo a ricopiare a lezione. Quindi ho lasciato il buchetto, ho fatto la foto col telefono e ora con calma la rifaccio tutto per bene. Questo è un tassello fondamentale per il mio metodo di studio e chi conosce quel video lo sa. Per me sistemare, sottolineare, aggiustare, disegnare fa parte proprio del mio metodo di studio, cioè io è così che comincio ad imparare. E visto che abbiamo un sacco di queste materie così multi, no? Con un sacco di materie all'interno, io voglio cominciare fin da subito perché già domani avrò lezione dalle 8 alle 16, 7 ore di lezione perché c'è un'ora di pausa pranzo, grazie Dio, e quindi abbiamo appunto 7 ore di una materia che in questo caso adesso vi faccio vedere. Ho costruito quest'altro quaderno che ora vi mostrerò. Ho insomma un sacco di materie e se io comincio a lasciare le cose che ho fatto oggi in disparte, io la prossima settimana non le ricordo già più. Quindi, insomma, questi qua sono gli appunti che ho preso oggi. Sono abbastanza soddisfatta. Devo dire che come primo approccio dopo mesi è andata abbastanza bene. Sono stata anche abbastanza ordinata. No, non è una mala copia. Sì, le ho prese di primo pugno perché so già che le domande saranno queste, quelle più gettonate. Le ho prese di primo pugno, insomma. A me piace prendere gli appunti subito come vengono, anche se c'è qualche cancellatura. Una modalità per prenderli così ordinati, non lo so, io tendo a. Invece che scrivere di getto, a fare grandi discorsi, tendo a schematizzare molto, poi è chiaro che il materiale didattico della professoressa aiuta molto, cioè noi abbiamo lezione con già un materiale sotto, con tutti gli schemi, quindi ricopiarli è veramente un attimo.
Quindi ciò che farò ora sarà rileggere un attimo quello che ho fatto oggi, sistemare quello schema e poi vi faccio vedere. Questo qui sarà il quaderno di infermieristica medico-chirurgica, che è praticamente l'insieme di area medica e area chirurgica. Ho trovato il posticino per farci stare anche farmacologia, che è una materia che io odio personalmente, quindi l'ho messa qua. E ho costruito da sola con dei post-it che ho attaccato con lo scotch dei segnapagina, in modo che questo quadernone bellissimo della monocromo che avevo già messo da parte pensando di non riuscire ad usare perché era troppo grande e l'avrei sprecato, invece lo sono riuscita a riutilizzare per ben tre materie. E sicuramente ci saranno, poi se non ci stanno metto degli asterischi, non lo so, troverò un modo. Quindi questo è il quaderno che mi serve per domani e lo metto da parte. Ovviamente mi hanno accompagnati i miei bellissimi post-it, sapete che questi porta post-it li faccio io, molto semplicemente. Basta, 10 minuti di registrazione, adesso mi metto a sistemare questi appunti e ci aggiorniamo dopo. Allora ragazze, sono le 10 di sera, io mi sono fatto questo piccolo angoletto con le lucine, la candela, questa della Woodwick, e devo dire che mi piace molto come gusto, è molto simile alla vanilla cupcake di Yankee Candle. Mi sono data la crema, e la tisana che ora sto per bere, un'altra candelina e niente, questa è la mia serata ideale con un po' di musica che ora non accendo per il copyright. Ovviamente ho aperto la finestra anche se fa molto freddo, ma quando accendo le candele sempre apro la finestra perché già sono belle pesanti, in più ho anche la porta chiusa, quindi tipo morirei soffocata. In ogni modo mi sono letta un pochino ciò che ho fatto oggi a lezione nel mio appunto quaderno degli appunti e adesso aspetto prima di rimetterle nel quadernone ad anelle, andare a fare questa cosa e vedere come si funziona o meno. Cioè vorrei proprio staccarle da questo quaderno soltanto una volta che avrò studiato. Cioè nel senso, finché non studio non le tolgo dal quaderno. Non so se avete capito. È una specie di, come sfida, mi crea più ordine mentale anche a me, nel senso, sapere di avere un quaderno pieno di fogli vuol dire che devo ancora studiare tante cose, no? E magari mi motiva di più a farlo, non lo so, sono tanti piccoli trucchetti. Quindi ho pensato di fare questa cosa. Niente, adesso pensavo di fare magari una live sul mio profilo Instagram per salutarvi un po' e vediamo se c'è qualcuno, al massimo vi faccio salutare e basta. Poi la mia serata finirà così in realtà. Eccomi, sono in live. State mandando, salutate. Vi sto riprendendo, così vi rivedrete nel video. Vedrete la scena da dietro le quinte. Ciao. Ciao, ciao. Adesso la lascio un attimo qui sotto, così vi riprendo mentre salutate. Tanti cuoricini, ciao! Ciao ragazze, che bello. Bene, così vi rivedrete. Comunque, niente, stavo raccontando qui in diretta appunto ciò che è successo oggi. E basta. Allora ragazze, parlo un po' così perché ho messo le mie mascherine per tenere i denti dritti, aiuto. E nulla, detto ciò, questa giornata è finita, quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!